Ci troviamo qui all'evento inaugurale del corso di formazione e aggiornamento sul curatore speciale e difensore del minore. Un corso fortemente voluto dalla Commissione Famiglia, Minori, Persone, nonché dalla Scuola Forense e dall'associazione da me presieduta, Avvocati per i Minorenni Baritrani, stante il ruolo centrale che sta assumendo nel diritto il ruolo appunto del curatore speciale del minore. Una persona che viene chiamata e viene nominata dal giudice per ascoltare il minore, per portare all'attenzione del giudice le ragioni e i bisogni del minore attraverso una difesa tecnica. È un corso a taglio pratico, l'abbiamo fortemente voluto a taglio pratico, sono previsti laboratori, discussioni di casi pratici e la materia viene trattata da più punti di vista, dal punto di vista dell'avvocato, del magistrato, del tecnico. Come ha detto Rosa, una formazione multidisciplinare che ha voluto anche il CNF quando con le raccomandazioni ha invitato i curatori speciali a rispettare tutte le norme contenute nel nostro codice deontologico. Il corso ha questi obiettivi: ottenere una formazione a tutto tondo, perché noi avvocati dobbiamo non solo sapere e conoscere le norme, dobbiamo saper fare, dobbiamo saper essere. Sono molto contenta di essere qui oggi a Bari, con la Camera Minorile di Bari, è una delle 44 camere che compongono la nostra associazione, l'Unione Nazionale Camere Minorili, e come tutte le mamme di tutti questi figli sono davvero lieta di essere quando ci sono delle eventi importanti. Perché è importante oggi la figura del curatore speciale per l'avvocato? Perché noi lo diciamo da sempre, ma oggi con la riforma Cartabia effettivamente c'è stata una valorizzazione del ruolo. L'avvocatura può davvero oggi, come dire, sperimentarsi nel ruolo della tutela diretta dell'infanzia. Io credo che sia una scommessa bellissima, una scommessa che valorizza la responsabilità sociale della nostra professione. Non posso che essere molto molto contenta di questa iniziativa e dell'affluenza che posso riscontrare, e oltre che della presenza dell'autorevole avvocata Cesaro che viene da Milano, e questo testimonia l'importanza culturale e formativa di questo evento, che è l'inizio di un ricco ciclo di eventi con formazione e composizione multidisciplinare. Il curatore speciale sta assumendo, anche alla luce del nuovo rito Cartabia, un'importanza sempre maggiore ed è diventato un interlocutore imprescindibile nei nostri procedimenti, come rappresentante, non solo come rappresentante processuale del minore, quindi rappresenta la voce del minore nel processo. E poi, cosa importantissima, è previsto che il curatore speciale debba ascoltare il minore non solo ovviamente nel procedimento, ma anche al di fuori del procedimento, quindi debba avere una conoscenza specifica del minore, comprenderne i bisogni e poi veicolarli nel procedimento, ma questo implica anche un impegno particolare, cioè una formazione non soltanto giuridica ma anche psicologica, anche pedagogica. Quindi diciamo queste iniziative con gli ordini degli avvocati veramente dimostrano una grandissima sensibilità e apertura nel promuovere queste iniziative, e gli avvocati professionisti dimostrano di aver compreso l'importanza di questa evoluzione.